Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Ritorno con un video di tecnica di base, perché poi successivamente ci sarà il tutorial dell'orecchino. La tecnica di base è la tecnica RAW, dove andremo a incastonare un Rivoli da 12 mm. Con questo tipo di tecnica potete incastonare di tutto. Non lo so se ve l'ho fatti vedere su Facebook, ma penso di sì. Vedete, questa è un cabochon che ho fatto io con la resina e l'ho incastonato con la tecnica RAW e poi ci ho lavorato intorno facendolo diventare un ciondolo. Con la stessa tecnica, quest'altro cabochon che ho fatto sempre con la resina è diventato poi un medaglione. Invece, per il tutorial che ci sarà poi successivamente, andremo a incastonare un Rivoli da 12 mm per poi lavorare intorno e realizzare questi piccoli orecchini. Non sono grandi, giusta misura. L'andremo a fare in questa colorazione, quindi userò questo colore di Rivoli. Quindi oggi sarà soltanto un video tecnica. Lo so che ci sono tanti altri di video tecnica con l'incastonatura di un Rivoli con la tecnica RAW. Io lo faccio lo stesso per poi farvi vedere la lavorazione intorno, quindi poi rimarrà sul canale per chi è interessato solo all'incastonatura. Quindi passiamo ai materiali che serviranno per l'incastonatura del Rivoli. Allora, serviranno delle 110 che userò nella colorazione argento, sono della Miyuki, e delle 150 in questa colorazione. Aspettate che non trovo l'altro. Sono delle 150 queste. Naturalmente servirà ago, un filo. Allora, ragazze, io sto usando questo filo che, a dir la verità, è davvero buono. L'ho preso su AliExpress e ed è molto molto simile al Farline. È un filo trecciato ed è anche incerato, quindi, a dir la verità, questa volta ho scelto bene, perché questo filo è davvero ottimo ed è uno 0, non so se riesce a vedere, uno 0,14 questo. Io l'ho preso anche più grande, che corrisponde a uno 0,17. Quindi questo è uno 0,14-0,15. Ma voi potete usare benissimo un Farline o anche un Miyuki, va benissimo lo stesso. Quindi per il momento, per l'incastonatura, serviranno soltanto due tipi di rocaille, le 11 e le 15. Quindi adesso mi preparo il materiale. Ah, naturalmente servirà, dimenticavo, il pezzo forte, che è un Rivoli ed è da 12 mm. Poi nell'info box, ragazzi, io vi scrivo sempre tutte le misure. Quindi adesso mi preparo tutto e vi farò vedere come ho incastonato con la tecnica RAW un Rivoli appunto da 12 mm. A dopo. Per prima cosa prendiamo 4, scusate, 4 110 e li andiamo a chiudere a cerchio. Io non faccio nodini, ragazzi, ma ripasso semplicemente in tutte le rocaille un paio di volte in modo da bloccare un po' il filo. Quindi dobbiamo rientrare in tutte.
questo modo. E adesso possiamo continuare il lavoro. Ora ne inseriamo 3 perché una è già presente, quindi 3, 11 e rientro dalla parte opposta. Vi consiglio sempre di ripassare in tutte per stringere il lavoro. Noi dobbiamo fare, per la precisione, 12 crocette, chiamiamole così, 12 di queste. Fatene 11, ragazze, la 12ª la faremo insieme. Io parlo sempre per le principianti, quindi bisogna continuare, ci inseriamo dalla parte opposta. Insomma, la tecnica RO che conosciamo un po' tutte. Ripassate sempre. Così andiamo a stringere bene le rocaille. Vedete? In questo modo. Noi dobbiamo continuare così fino ad arrivare a 11 quadratini. Il 12° lo faremo insieme. Ci vediamo dopo. Ed ecco qua. Sono arrivata a 11 quadratini. Adesso li contiamo insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Adesso noi dobbiamo chiudere questa fascetta a cerchio. Vedete il filo da dove esce alla mia destra? Noi abbiamo una rocaille da questa parte e una da questa, quindi mancano le due laterali, quindi prendiamo una 11 e ci inseriamo nel quadratino d'inizio. Vedete? Così. Ora ne prendiamo un'altra e ci inseriamo dalla parte opposta da dove siamo partite. Vedete? E tiriamo bene. Ora io mi aiuterò con una penna perché ho le dita troppo grandi e non riesco a tenerlo. Vedete? Abbiamo formato il 12° quadratino. Quindi adesso basta soltanto rientrare in tutte le rocaille per andare a stringere il lavoro. Dobbiamo soltanto stringere questo quadratino che abbiamo formato adesso, vedete? Ora io ripasso un attimo nelle altre rocaille per poi andare a tagliare questo filo in eccesso. Eccomi di nuovo ed ecco qui la nostra fascetta. Ora noi dobbiamo crearne un'altra a fianco. E andremo a lavorare su tutte le rocaille che ci sono in laterale. Vedete le rocaille in laterale? Sto uscendo da questa, adesso mi inserisco in questa prima laterale e quindi andrò a lavorare su questa. Una è presente, ne prendo 3 e mi inserisco nella stessa rocaille dalla parte opposta. In questo modo, vedete, formando così un altro quadratino a fianco all'altro. Ora basta soltanto rientrare in tutte le rocaille per stringere bene il lavoro. In questo modo. Ora noi dovremmo agganciarci
a questa sotto. Quindi rientro in questa sotto a questo quadratino che abbiamo creato, quindi mancano le due laterali, cioè una laterale e l'altra quella sotto, quindi ne prendo due e mi inserisco con l'ago dal basso verso l'alto in questa prossima rocaille del prossimo quadratino. E tirate bene il filo, vedete, e abbiamo formato anche l'altro. Quindi dobbiamo sempre rientrare in tutte le rocaille, fare di nuovo il giro per stringere bene il lavoro. E adesso ci andiamo ad agganciare direttamente al prossimo quadratino, la rocaglia è quella che si trova in laterale. E di nuovo due, perché abbiamo questa da dove partiamo, stiamo partendo, e l'altra quella sopra, quindi ci andiamo ad inserire in quella sopra. E tirate bene. Ripassate naturalmente in tutte per andare a stringere il lavoro. Questo lavoro lo dobbiamo fare fino alla fine. Una volta partiremo da questa sotto e una volta partiremo dall'altra, quindi si alterneranno. Fate così, ragazze, fino ad arrivare alla penultima rocaille laterale di questo penultimo quadratino. L'ultimo lo faremo insieme. Ecco qua, siamo arrivati al penultimo quadratino, quindi penultima rocaille, e adesso manca l'ultima rocaille dell'ultimo quadratino. Io sto uscendo da questa sotto di questo quadratino appena formato. Qui abbiamo 1, 2 e 3, che sarebbe il primo quadratino che abbiamo formato della seconda fila. Quindi manca una rocaille qui da questa parte. Quindi ne prendiamo una e ci inseriamo in quella sotto e tiriamo bene il filo. Ora rientriamo in quella laterale dell'ultimo quadratino e rifacciamo tutto il giro per stringere appunto il lavoro. Facciamo un giro per stringere tutto. Ed ecco qua, abbiamo formato anche la seconda fascetta. Adesso andrò ad inserire le 15 zero da un lato, che corrispondono alla parte davanti, vedete? Quindi mi vado ad inserire tutte le 15-0, quindi prendo una 15-0, ah no, scusate ragazze, mi inserisco sempre in una rocaille laterale. E qui vado ad inserire le 15-0, quindi prendo una 15 e mi inserisco nella prossima, di nuovo una 15 e mi inserisco nella prossima, non stringo ancora, perché poi vado ad inserire, cioè vado a stringere dopo aver inserito tutte le 15-0. Quindi prendiamo di nuovo una 15 e ci inseriamo
nella prossima 11. E dovete fare così fino alla fine. Dopo lo togliamo naturalmente dalla penna e andiamo a stringere bene per poi inserire il nostro rivoli. Quindi fate questo e ci vediamo dopo. Ed eccomi di nuovo, e questo è il lavoro finito. Dopo aver inserito tutte le 15 zero, basta tirare per stringere il lavoro. Ripassate di nuovo in modo che si stringa bene, e adesso andiamo ad inserire il nostro rivoli. Lo inseriamo con la testa in giù, che va verso le 15 zero che abbiamo appena inserito. Ci vuole un po' di pazienza. Ho le dita troppo grandi, non riesco a tenerlo bene. Ed ecco qua, vedete? Questo deve essere il risultato. Ora noi ci dobbiamo spostare in una delle rocaglie, queste sporgenti. Quindi io sto uscendo da questa 15, metti a fuoco, non faccio altro che rientrare nelle rocaille, seguo il corso delle rocaille e poi mi porto ad uscire da una rocaille di queste sporgenti, vedete? Qui faccio un altro giro di 11 zero, quindi prendo una 11 e mi inserisco in quella successiva, di nuovo una 11 e mi inserisco in quella successiva, e faccio così per tutto il giro. Ed ecco qua, dopo aver terminato questo giro di 11 zero, ora ci inseriamo nella prima 11 zero di questo giro e ci facciamo un giro di 15 zero. Quindi mettiamo sul lago una 15 zero, come per il peyote ci inseriamo nella prossima di nuovo una 15 zero e ci inseriamo nella prossima 11. Tirate bene in modo da stringere e fate così fino alla fine. Ed ecco qua, con quest'ultimo giro abbiamo chiuso il retro del rivoli. Questo è il davanti. Io non faccio nodi, ragazze, basta soltanto rientrare nelle rocaille, fare un po' di zig zag e poi potete tagliare il filo senza fare nodi. Questo è il davanti. Come avete visto, è davvero semplice per incastonare un rivoli, un cabochon, qualsiasi cosa. Con questo per il momento il video è terminato. Nel prossimo vi farò vedere come ho fatto questa lavorazione intorno. Non vi ho fatto vedere sul retro, il retro è così. L'orecchino è bello rigido, dritto e compatto. Quindi il prossimo video andremo a lavorare intorno a questa incastonatura. Per il momento io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao!